Giovanelli, il weekend di Pasqua, il lungo weekend di Pasqua alle spalle, si avvicina la stagione dei ponti, ma con quali prospettive la nuova stagione turistica arriva in Abruzzo? Ma in realtà le prospettive sono positive rispetto alla dinamicità delle domande, delle richieste e quindi a quanto ci risulta un po' anche parlando tra colleghi. Il clima ha creato dei problemi, come possiamo immaginare, anche logistici e secondo me anche di costi delle feste pasquali, inaspettatamente con temperature così basse. Speriamo di poter recuperare nei ponti prossimi, tra aprile e maggio. Chiaramente stiamo programmando tutta la stagione, come sempre, cercando di non lasciare nulla al caso. Grande problema la reperibilità e l'organizzazione degli staff di collaboratori. È un problema che si sta diventando sempre più sociale e bisognerebbe iniziare a fare una riflessione o addirittura capire come mai c'è questo scollamento tra il mondo del lavoro, la società e il settore turistico. È una cosa che a mio avviso sta degenerando e che pone obbligatoriamente delle riflessioni, ma soprattutto come mai il turismo non è più considerato un'esperienza di vita costruttiva e anche di crescita da parte delle nuove generazioni, dei ragazzi che hanno sempre vissuto questa esperienza come inizio di una propria, tra virgolette, carriera lavorativa, ma anche di autogestione.